Ciao bella gente, siamo tornati con un video molto interessante, molto richiesto. In realtà è l'erede di Spot da Pro. Vi spiego tra un istante. Prima la sigla, così. Bentornati sul canale della Rainbow Six Itacom, io sono Raf, il solito mute sul web, e qui sotto, tra i social, oltre ai nostri, che sono quelli tipici, ne trovate anche altri, così vi do spoiler su ciò che vedrete all'interno del video. Mi avete richiesto tantissime volte, a gran voce, nei commenti, su Instagram, ovunque, di riportare Spot da Pro su questo canale, ma non ci avevo sbatti, proprio per farla semplice, fin quando una persona, un vero pro, perché mo a tutti gli effetti, cioè noi facciamo Spot da Pro con il pro, mi ha detto: Raf, ma perché non facciamo dei video insieme? Mi ha dato pure l'idea geniale, quindi tutto merito suo. Io sono semplicemente qui a farvi da tramite, come al mio solito, quindi non mi perdo in chiacchiere e vi presento il vero pro player italiano, cioè Edo. Sì, è comparso Marco, così, era comparso l'immagine di Marco così, non è Marco, ma è Teb. Ciao Edo, grazie mille per l'idea, per aver pensato, ecco, di fare questo video insieme. Faccio una panoramica al volo, anzi la lascio fare a te. In quale team stai giocando? Perché dico il vero pro player italiano, per chi non segue l'ambiente sportivo di Rainbow Six? Allora, mi presento a tutti così, anche per chi non mi conosce. Sono Edoardo Teb Treglia e ho 20 anni e gioco per... Inatus vincere in European League di Rainbow Six Siege, e attualmente siamo arrivati quinti nel terzo stage e abbiamo fatto grandi miglioramenti. Ora vedremo il futuro cosa ci rileverà. Dai, eravamo a un passo dal Major, ma sono sicuro che vi rivedremo presto in su quei palcoscenici lì, quelli più importanti. E perché no, pure un Six Invitation, cioè io ti voglio proprio vedere là, devo venire a fare il tifo per te. Io pure voglio vedermi là. Hai ragione. Allora, ti lascio anche spiegare più o meno quella che è l'idea per il video, questa evoluzione, diciamo, di Spot da Pro, perché è giusto, il merito è tuo, quindi lascio a te questo onere. Parleremo di alcuni spot su una delle mie mappe preferite. Ah, non mi hai detto qual è ancora. Border, okay. Anzi la mia mappa preferita, confine in italiano. Farò vedere qualche spot e vi spiegherò magari anche qualche dinamica che viene usata nel competitive, anche magari qualche spot per i droni, che sono una cosa fondamentale del gioco, che viene sottovalutata soprattutto magari dai principianti, diciamo, ma che invece è fondamentale. Muy bien. Tra l'altro, a ciò aggiungo anche che qualche giorno fa, più o meno una settimana fa, ho fatto una storia su Instagram in cui chiedevo proprio a voi di fare delle domande ad Edo. Quindi in questa evoluzione di Spot da Pro non solo avrete degli spot, ma avrete anche delle risposte proprio alle vostre domande. Quindi vedrete il nome della persona che mi ha mandato la domanda su Instagram e la risposta da parte di Edo. Sarà così anche nei prossimi episodi. Per questo vi dicevo, passate dai social qui sotto, perché ci sono tutti i link della Rainbow Six Itacom, c'è il profilo Twitter, quello di Instagram e anche il canale Twitch di Edo. Mi raccomando, lasciate un follow e supportate l'ambiente competitivo di Rainbow Six qui in Italia. Ma non perdiamoci in chiacchiere, sta una presentazione lunga, andiamo direttamente in match. Eccoci in game, siamo su confine, io ho già le prime domande per te, ma prima vediamo lo spot, poi ti faccio la domanda e ti dico da chi arriva. Quindi ci mettiamo a salitori difensori o viceversa, volevi farmi vedere i droni? Iniziamo col dire che CCTV in questa mappa è forse la stanza più importante, o comunque sia quella che ti permette di sbloccare 3 miliardi di strade, diciamo, per qualsiasi site, no? Che sia casa, diciamo, che sia ti dà il controllo totale della mappa da qui. Esattamente, quindi è una stanza fondamentale e uno dei droni più forti, più visto anche in Pro League, portato per la prima volta, se non sbaglio addirittura, ti dico, da Rask, degli attuali Outsiders. È questo qui. Ma che figo! Nascosto qua. Diventa praticamente invisibile. C'è anche il buco qui sopra. Esattamente, c'è il buco qui che tu puoi muovere. Se tu dal buco lo vedi, ma se tipo io faccio così e lo sposto qua, te non lo vedi. Fino a dove riesci a vedermi? Vedo. Anche qui. Vedo ovunque. Ma forse anche se arrivo in fondo sul relax. Anche lì ti vedo. Eh sì, perché tu sei lì dietro. Vabbè, non ti riesco a beccare con il ping. Porca miseria. Quindi questo drone è fortissimo e può essere utilizzato facilmente con magari un compagno da sotto, che con l'utilizzo delle informazioni può tirare le granate. Le nade. Con estrema precisione, visto che ora ne hanno ridotto il raggio. Esattamente. Ok, ok, nice. E questo era uno Questo spottino. È il primo spot che ci regali. A sto punto io ti faccio la prima domanda, che arriva da emir.mk3.
vuole sapere qual è il modo corretto per andare in roaming in partita. Allora, diciamo che in base alla strategia che si sta utilizzando è diverso il roaming che va eseguito, anche perché in alcune strategie addirittura il roaming non esiste. Quindi in quei casi in cui c'è un roaming, per esempio, vi faccio un esempio molto facile da capire: banca, mm-hmm. Nella difesa sotto di CSTV armeria, okay. Capita spesso di vedere un roaming fino al terzo piano con botole aperte, un Oryx magari, addirittura un Ecodron. Diciamo che l'obiettivo principale dei roamers è quello di far perdere tempo agli attaccanti in modo tale che arrivino in site molto late e quindi non siano preparati a un plant, diciamo. E quindi facendogli perdere tutto questo tempo tu poi hai la chance di riprendere parti della mappa o addirittura stoppare il plant prima che avvenga. Ok, quindi possiamo dare come assodato che l'obiettivo del roamer non è per forza fare le kill, ma... No, assolutamente no. Ok, perfetto. Ma ritardare l'attacco, creare, ecco, problemi all'attacco e farsi il più cercare. Possibile, esattamente. Magari ci sono addirittura volte in cui spari 7 droni in roaming, no? E mm-hmm. agli avversari rimangono 3 droni e poi puoi tornare in site tranquillamente perché loro perderanno tantissimo tempo a cercarti in giro per la mappa. E qui il counter dei droni distrutti semplifica ancora di più le cose. Semplifica tutto, esatto. Prima li contavate, esatto. No? Prima li contavamo nelle call, ora li vediamo, quindi non c'è più bisogno. Ecco, così hanno alleggerito anche il numero di informazioni. Va benissimo, andiamo al secondo spot e poi alla seconda domanda, vai. Allora, un altro spot, lo faccio rivedere da CDP. No, ristrutturazioni in corso. Questo di solito è rinforzato, questo muro, no? Ok, questo di qua te lo rinforzo. Questo è uno spot utilizzato addirittura da me contro anche i Makers nell'ultima finale che abbiamo perso che Magico. Ok. E da qui, questo noi lo chiamiamo le navi banana, questo spot qui, ma molti lo chiamano monitor. Okay. Puoi vedere il plant dietro la bomba. Oh mamma. Puoi addirittura vedere, se ci mettiamo un qua in pixel... Se l'avversario si espone dopo che è entrato dalla finestra di office, se si espone per piccare Fontana, lo puoi vedere un po' tutto. Addirittura. Vai in fondo, fammi vedere, vabbè che ho il mirino senza ingrandimento. Allora, calcola, io qua sono sulla finestra, niente. Se io mi sposto qui per piccare, tu mi vedi. Ti vorrei vedere, ma devo trovare il punto preciso. No, vai più. Eccoti! Lì in fondo. Esattamente. Aspetta, provo a colpirti. Eccoti, ti ho colpito. Esatto. Mamma mia, guarda che angolo che c'è. Ecco perché dico anche che CSDV è una delle, diciamo, stanze più forti di questa mappa. Hai l'angolo da qui, riesci a vedere fino a dietro la bomba. Esatto, così non c'è posto per plantare. Perché se planti qua, di solito ammazzano da armori. Certo. Vabbè, tanto in genere questo muro qua va rinforzato. Non tutti lo rinforzano. Stanno giocando anche col muro aperto? Perché proprio come ti dicevo, ci sono queste linee di tiro da CCTV che ti permettono di difendere da lontano e quindi quel muro lo puoi anche lasciare aperto magari per creare la line of sight, non le chiamo. Quindi tu ti aspetti tipo il breach su questa parete qua, tentativo di plant qui dietro. Classico, e da CCTV, esatto. Riesci a tenere lo spot. Esatto. E magari una difesa del genere, cos'è che si fa? Si rinforza questo muro, mm-hmm. E ti tieni Fontana. E si usa questa posizione come power position, esattamente. Certo, perché se ti piccano... Fire, mm-hmm. Con quello di un monitor. Che figo. Ok, nice. Doppio spot quindi per ora e vado con la seconda domanda. Arriva da Flavio.Fruci e chiede: vorrei vedere come chiudere in attacco il classico roamer che fa l'esterno per poi ucciderlo. L'ho scelta di proposito perché era un po' vicina, ecco, a quella precedente. Come gestisci invece da attaccante, quindi un roamer bravo? Allora, diciamo da attaccante, ora vi dico un altro esempio su un'altra mappa, Clubhouse. Mm-hmm. In una difesa basement di solito, soprattutto Arsenale. Ultimamente Arsenale, ci sono molti team che stanno attuando strategie in cui roamano ai piani superiori, no? E secondo me la cosa fondamentale è prendere informazioni sul tipo di difesa che stanno facendo nella preparazione del round, nella prep phase. Okay. Quindi prepiazzare dei buoni droni che ti permettono di avere queste informazioni e in base a queste informazioni cercare di prendere il prima possibile spazio all'interno della mappa, mm-hmm. che è una cosa fondamentale, e una volta preso spazio riorganizzi l'attacco e cerchi di chiudere il roamer che
che si andrà probabilmente a muovere nella parte opposta, no? Quindi magari puoi fare formazioni in cui attacchi tre da un lato e in due dall'altro, oppure addirittura ci sono dei team che attaccano da tutte le direzioni insieme, in modo tale da chiuderli, rischiando ovviamente i gunfight senza refrag, però questi sono rischi che vanno presi e vengono scelti in base ai team, poi ovviamente in base ai player, per il player più aggressivi, più forte nel gunfight, chi meno, quindi in base a quello si decidono queste cose. Quindi sei d'accordo se dico che l'attacco deve essere più elastico mentalmente rispetto alla difesa, perché si deve adattare, deve scoprire quanto prima la tattica avversaria, si deve adattare, dopodiché tu sei dell'idea che vada sempre preso prima il roamer o i roamer, o si può portare un attacco direttamente inside? Dipende, perché con le ultime season, no, che è uscito l'attacker pick, questa cosa facilita molto dei rush o così, dei push veloci all'interno del site, no, perché puoi cambiare totalmente la lineup, quindi certo, questo ti permette magari di prendere una con gli shield, che ne so, un blitz per esempio in basement di Oregon, quando rommano puoi rushare blu, abbiamo visto molte volte team rushare blu con un blitz, prendere subito spazio, quindi dipende proprio magari dai droni, vedendo quanto stia rommando il team avversario, magari vedi che sono setup di 4 difensori in roaming, allora decidi di rushare il site. Se invece vedi che sono magari 2 difensori in roaming, uno vicino al site, 2 in site, magari cercherai di chiudere i roaming e poi cambiare la lineup, addirittura prendere un Doc, che ora è fortissimo, uno Jackal, un Lion che ancora è fortissimo, che ti aiuta per stanarli. Esatto, quindi dipende molto, ma la cosa fondamentale è avere le informazioni sulla difesa del nemico, quindi i droni nella prep phase sono fondamentali. Perfetto, thanks. Due spot, due domande, andiamo quindi al terzo spot. Allora, il terzo in spot border. Vorrei cambiare, ammazziamoci. Vorrei cambiare operatore. No, volevo vedere chi facesse prima, non mi ha attivato il C4. Mi serve andare in attacco? Prendilo te, così lo puoi vedere te. Prendi okay. Ying. Fai fuori il buco dei droni di bagno. Hai mai visto? No, buco dei droni di bagno, quindi back dall'altro lato. Questa è più una cosa secondo me da ranked. A noi interessano le cose da ranked, perché sei tu che vai a giocare in competitive, noi possiamo fare il tifo. Ok. Tira una Ying. Penso senza... di esserci, cioè tu intendi questo, giusto? Sì. È qui. Molto spesso capita che anche in rank troviamo le botole rinforzate, no? E tight, anche tutto rinforzato, è facilmente prendibile. Come? Con Ying. Se tu tiri una candela senza tenerla in mano. Ok, quindi senza cuocerla. Esatto, farla rotolare. Ok. Vai sul drone. Mm-hmm. Vedi che la candela è esposta esattamente in questo punto al centro qua. Ok. Esattamente. Qua Yinga flasha tutta la stanza. Yinga. E quindi grazie a questa candela tu puoi facilmente lasciare il set dalla window. Oh signore. Ovviamente va coordinato con un compagno, perché non ce la fai. Non ce la fai mai così, soprattutto solo, se lanci solo, no. Le flash come le faccio io. Serve uno che lancia le ying e magari tre che pushano il side dalla window. Ma magari non ce l'avevo mai pensato finca, sta roba. Con l'aiuto di un finca, che se usi il finca ti toglie le flash. Guarda, è una figata, soprattutto se riesci a capire, come anticipavi tu all'inizio, che magari al piano superiore non c'è nessuno a darti fastidio, a presidiare la botola, fase iniziale dell'attacco, questo è devastante. È devastante, sì. Ma un'altra cosa che si può fare, se no prendi un capitao, tiri la ying, tiri una smoke qua sul muro, in modo tale che dalla botola non ti vedono e planti. Sì, perché mirando da fuori la tiri qua sul muro e hai fatto. Che roba. Nice. Va bene. Quindi, terza domanda, questa è più teorica, e arriva dal buon Capitano Po, un mio caro amico, e ci chiedeva che mentality ci vuole per arrivare ai livelli alti. Questa è una domanda molto interessante, anche perché io sono sempre stato una persona molto ansiosa e come me ce ne sono migliaia di persone che magari anche quando da bambina andavano a giocare a calcio a scuola facevano la verifica, tutte queste cose qua, frivano d'ansia, da prestazione, diciamo. Però è una cosa che appunto su cui mi ci sono impegnato molto e ci ho lavorato molto, grazie anche a dei mental coach che ho avuto in passato e molte persone che mi hanno aiutato. Diciamo che per lavorare su questa cosa e quindi avere molta sicurezza in se stessi, molta sicurezza delle proprie capacità e non soffrire più d'ansia, da prestazione, ma bensì andare in un match e fare la differenza e aiutare magari anche i propri compagni, da questo punto di vista serve fare lavori specifici e serve molta esperienza dentro il gioco. Ovvero, l'allenamento aiuta, ovvero più ti alleni, più ti prepari ad un match, più tu sarai sicuro di te stesso e quindi avrai più successo, diciamo, no? Giocherai meglio perché sai già cosa andrà incontro durante il round, non sarai perso a pensare a cosa devi fare o cosa no, e questa cosa fa la differenza. E poi, diciamo,
io ho lavorato anche molto su cose come la respirazione. Sembrerà banale, ma diciamo la respirazione, che molto spesso, se voi ci fate caso, quando siete magari concentrati durante un gunfight, durante queste cose qua, molti di voi andranno in apnea e manco se ne accorgono. Confermo. Ovvero non respirano più, magari è una situazione di clutch, e totalmente lì in quel momento state perdendo il controllo di voi stessi, che è una cosa sbagliatissima. E per questo io ho lavorato molto sulla respirazione, e che è collegata in qualche modo alla mentalità, ora non mi chiedete come. E vabbè, diciamo che in linea di massima, se ti arriva più ossigeno al cervello, sicuramente rendi meglio. Quindi se respiri bene, prendi ossigeno. Esattamente. Quindi i lavori che ho fatto io personalmente sulla mentalità sono stati quelli di prepararmi al meglio durante i match. Poi vabbè, i soliti discorsi motivazionali che magari vi fanno tutti, che però vi devono entrare in testa, no? Poi lì sono tutte cose personali. A qualcuno serve sentirsi dire qualcosa, ad altri serve altro. Quindi quello è tutta roba soggettiva. E io posso confermare l'esperienza opposta, cioè visto che io vado in apnea quando devo fare i clutch o situazioni scomode sul rainbow e il cuore mi va a mille, puntualmente non porto a casa il clutch, quindi vi posso assicurare che Edo ha ragione su sta roba qui. Allora, torniamo a noi, andiamo nuovamente in game, quarto e ultimo spot, e poi ti faccio l'ultima domanda del video. Questo spawn kill nuovo non so se l'abbiamo fatto vedere. Non mi ricordo se l'abbiamo fatto vedere, forse sì. Ma in ogni caso ne regaliamo più di uno. Questo è uno spawn kill. Mi sa che è nel vecchio video. Sì, mi sa che era nel vecchio video. Ok, allora un altro che ho imparato da poco è di solito, cos'è che succede? Il triplo muro di office è rinforzato, no? Ok. Tu da qua puoi impedire il bandit trick. Cioè tirando stun o nade. Non ci credo. Passata? Sì! Io non ci credo! Ma che roba! Cioè, perché di solito lo si faceva da East, no? Da qua. Sì. Però da qua ti arriva al C4 in bocca. Eh sì! Devi evitare questa cosa. Ma da in bocca, da sotto, ti arriva da ovunque. Qua restando all'esterno. Esatto, qua dall'esterno puoi usare le stun, puoi usare le nade, puoi usare le flash, puoi usare quello che ti pare. Vabbè. Io vi faccio lanci mistici. Ma che figata! Quindi restando all'esterno puoi negare a Bandit la possibilità di trickare. Ovviamente a DS di Jäger Magnet ti rompono le scatole, ma se ti liberi di quelli sei a cavallo. Abbiamo le MP ora, quindi. Eh sì. Ma una volta qui era soft, no? Ricordate, no? Era sì, soft, sì, sotto con la botola. Da sotto. Ora invece rinforzato è concrete, quindi. Quindi spettacolo. Anzi, qua ti puoi portare pure a casa qualche kill stramba. Eh sì, ma qua con la nade io ogni tanto il rank della tiri, il Bandit non se l'aspetta. Anche perché non la devi caricare troppo, visto che comunque il suo tragitto, se lo fa, se la carichi un po' meno del solito, gli arriva in testa. La cosa, diciamo, secondo me più forte rispetto a tirarla da East è che magari il Bentley non la sente, no? Non sente che tu la tiri, quindi non si muove. Devi prima rompere le ringhiere o passa in automatico? No, in teoria passa in automatico. Se poi testiamo, però in teoria passa in automatico. Oh, va bene così. Allora ti faccio la quarta e ultima domanda, che arriva da Ciccio Scattariggia e ci chiede, vorrebbe capire, anzi, come si possono prendere molte zone fuori dal site, immagino dal punto di vista difensivo, ed è una cosa che lo incuriosisce del competitive, cioè come fate a fare delle difese così larghe in genere? In genere difese così cioè molto larghe, vedono l'utilizzo di meno utility, no, in site, quindi... Ok. Lì è una scelta su come difendere il site. Ovviamente difese più larghe vuol dire difese più aggressive, perché tu non puoi giocare allargandoti tanto e stare passivo, perché sennò il nemico ha tempo di, appunto, ritorniamo al discorso dei droni in prefesa, ha tempo di riprendere informazioni e organizzarsi al meglio. Quindi tu fai difese belle larghe, ma giochi sul non far entrare l'avversario in mappa. Per esempio un team che fa cose del genere, i Fades, secondo me sono al momento il più forte del mondo. Loro giocano molto aggressivo, per esempio in questa mappa border loro puntano sul non farti entrare in mappa, la stessa cosa in caffè. Quindi si punta a rallentare ancora una volta l'attacco, non tanto a fare le kill, anzi meno forse picchi, meno rischi, più rende una difesa così larga, immagino. Diciamo deve esserci un equilibrio, nel senso dei rischi vanno presi, perché vuol dire, se la difesa è larga vuol dire che anche i difensori sono molto, cioè sono distanti, sparpagliati tra di loro, magari, no? Sì, molto sparpagliati, quindi a volte dei rischi vanno presi e lì sta sul decision making del singolo player. Però in genere per fare difese larghe vuol dire meno utility inside, più
più utility intorno alla mappa, più informazioni, quindi ci si spiega più operatori come Ego, Valky, anche le bulletproof, che ne so, di Aruni, questi operatori qua, Jäger, magari anche le trappole, gli allarmi, così si gioca molto con le informazioni, meno Bandit o Kaid o operatori più da site, no, Maestro è più da site. Certo, e ovviamente voi provate anche tutte le situazioni possibili o quelle che vi vengono in mente ovviamente come tipo di attacco, cioè se dovete testare una difesa particolarmente larga cercate anche di capire quali possono essere tutti gli attacchi del team avversario, no? Esattamente, sì, quando fai una difesa di solito cerchi di immolarti mm-hmm. nell'attaccante, vedere se ci sono dei buchi nell'attaccante e vedere se ci sono dei buchi all'interno della difesa che possono usare per andare inside più velocemente, quindi la provi anche, le scrim si sono anche per quello, per provare. Di solito quando si fanno le scrim addirittura si cercano team magari più aggressivi o meno aggressivi per provare poi le difese su determinate mappe appositamente per vedere se riescono, se il team avversario riesce a trovare dei buchi che te magari non hai visto, no? Ok, do giusto un cenno per chi magari non segue il competitive proprio al di fuori di queste cose. Le scrim sono le partite di allenamento che si fanno tra team che partecipano al competitive, ci si organizza, voi avete un manager immagino che vi organizzi le partite con gli orari e così funziona per tutti i team e si decide anche il livello, perché prima era con, almeno da quel che ricordo io, era tier 1, tier 2. Praticamente usiamo tutti un Discord, un mm-hmm. canale Discord, e magari possiamo anche addirittura lasciare in descrizione per chi è interessato, per i team anche nuovi che vogliono cercare scrim, che lì è tutto diviso in classi e in base alla classe tu cerchi la scrim e così facendo appunto ti organizzi con un altro team competitivo e potete provare le vostre strategie, le vostre mappe. Che figata. Thanks Edo. Io Edo ti ringrazio per la disponibilità, ti ringrazio per l'idea, perché per me è fighissimo poter parlare di competitive e dare qualche spot utile per chi guarda i video, quindi grazie davvero. Grazie a voi. Ci sono i suoi link qui sotto in descrizione, passate. Io al solito vi ricordo che c'è anche il ciondolo della Rainbow Saita.com sul canale Twitch. Basta fare l'abbonamento al canale Twitch, anche col Prime è gratis, per utilizzare il ciondolo che avete visto anche qui a schermo su tutte le vostre armi. E tra l'altro lo uso anche io, mi fa diventare più forti. Ecco, se ve lo dice Edo allora lo dovete fare per forza. Io vi inviterei anche a lasciare delle domande qui sotto nei commenti. Per i prossimi episodi utilizzerò comunque le storie di Instagram per chiedere a voi cosa vorreste sapere da Edo all'interno del mondo competitive, ma prenderò le domande anche qui dai commenti su YouTube. Sbizzarritevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!